ISE 2014, sono Carlo Novelli, area manager Toscana, Liguria, Emilia Romagna per Intermark Sistemi. Siamo allo stand di AMX e vediamo una breve carrellata delle novità presentate nel 2014. Di fatto sono le novità presentate a Info come a Assidia durante l'anno, che sono raccolte tutte e presentate al pubblico per la prima volta in Europa. Per quanto riguarda le matrici DGX, nelle versioni 8, 16, 32 e 64 sono state aggiornate tutte al 4K, quindi con AMX possiamo fare un sistema di distribuzione completo in 4K utilizzando le connessioni dirette alle matrici, utilizzando i cavi categoria 6 o utilizzando la fibra fino a 10 km. Le matrici sono modulari con controller integrato e con i componenti intercambiabili a caldo, sia le schede, sia il controller, sia l'alimentazione doppia ridondata. Per quanto riguarda le DQX invece, il sistema di presentazione all in one per le sale riunioni, è stata aggiunta la 3156 che ha due ingressi in più sul cavo di categoria per permettere l'utilizzo su sale riunioni ancora più grandi, oppure l'utilizzo di un'unica unità per gestire due sale riunioni distinte, con chiaramente un ottimo vantaggio in termini economici. Sempre rimanendo nell'ambito sale riunioni, l'Hydraport è stato aggiornato con le connessioni con cavi retrattili. Possiamo vedere il cavo retrattile HDMI, UGA e Ethernet, 1,5 metri di cavo piatto di alta qualità come le connessioni, che può essere riportato all'interno del dispositivo premendo il pulsante. Per quanto riguarda i touch panel, uno. C'è troppo casino, vabbè, basta che ne parliamo, poi faccio io una ripresa. Andiamo su tutti i touch panel. Fatti la borsa per piacere quando vuoi. La serie X è stata aggiornata con un nuovo processore quad core che ha permesso di inserire all'interno nuove caratteristiche, principalmente la possibilità di gestire delle app, dalla calcolatrice a Dropbox, alla gestione dell'email, al meteo online. Il browser è integrato all'interno del touch panel, per cui sarà possibile navigare su internet e su qualsiasi sito, e la possibilità di avere la conferenza su Skype e direttamente sul touch panel. Il touch panel è già dotato di telecamera, di intercom, quindi ha tutte le caratteristiche di base per poter essere gestito realmente come punto di teleconferenza, audio e video. A fianco alla serie X, che ha mantenuto lo stesso livello di prezzo pur con nuove caratteristiche, è stata creata la nuova serie S, una serie di touch panel composta dal 4, dal 7 e dal 10, solo in versione orizzontale, disponibili comunque da tavolo e da incasso, con un costo fortemente ridotto rispetto alla serie X. Vanta comunque caratteristiche hardware e caratteristiche di comunicazione a livello audio video molto simili. Vediamolo nel dettaglio. La serie S è disponibile nei formati 4 pollici, 7 pollici e 10 pollici. In questo caso la versione da incasso, ridotto ingombro rispetto alla superficie di appoggio. Vediamo subito la presenza del wall-led, che possono diventare rossi per indicare la sala riunioni occupata, o possono essere spenti se non sono utilizzati. Ha un touch smoothlet di tipo resistivo, quindi accetta le gesture. Il touch resistivo riduce leggermente la luminosità, ma l'impatto del pannello è assolutamente confrontabile con la serie X. Per quanto riguarda gli incassi, è stato creato l'incasso su superficie a vetro, che non è un incasso, è in realtà un appoggio. Ci sono due strisce trasparenti con il quale il touch panel viene incollato sulla superficie, e con un cavo trasparente viene alimentato in PoE. È stata creata per la serie X invece il supporto per incassare il touch panel per il montaggio a filo, per chi volesse un montaggio assolutamente non invadente. La novità che ha permeato un po' tutto lo stand, perché troviamo un colore verde su molte pareti e troviamo una scritta Enzo, anche in onore a Enzo Ferrari, che è un grande onore per l'Italia, che richiami un concetto di design, di tecnologia, di funzionalità avanzate. Enzo è un'unità multimediale che sviluppa un concetto di sale riunioni
del futuro che potremmo applicare immediatamente, già da oggi. Il concetto che sviluppa Enzo è una sala riunioni nella quale i partecipanti vanno in riunione senza i propri dispositivi, quindi senza disturbi, non riceviamo notifiche sul nostro iPad, non riceviamo email, non siamo disturbati dagli SMS. Come potremmo fare questo all'interno di una sala? Semplicemente installando al posto del PC tipicamente presente nelle sale riunioni un'unità di piccole dimensioni, collegata a internet ovviamente, con un Ethernet passante, con le porte USB e con la capacità di andare su internet per leggere i nostri file. Vediamo insieme come funziona Enzo. Questa è la schermata iniziale di Enzo. Iniziamo una nuova sessione premendo il tasto d'inizio. Possiamo accedere ai nostri documenti su Dropbox, su un hard disk locale che abbiamo in azienda, oppure su documenti che sono disponibili su USB. Tutti hanno possibilità di scaricare file su Dropbox e potremo far partire una presentazione accedendo con il nostro account, inserendo username e password, oppure attivando la connessione su Dropbox con il nostro dispositivo mobile, tipicamente uno smartphone. Nel caso invece di una chiave USB nella quale portiamo dei file con noi, selezioniamo il file, facciamo partire la presentazione e così possiamo svolgere la nostra riunione comodamente senza alcun disturbo. In sala è sufficiente che siano presenti l'unità multimediale Enzo, una tastiera e un mouse, tipicamente in modalità wireless. Parte la presentazione e così va avanti la riunione, concentrandosi sulle decisioni da prendere e non sulla tecnologia con le quali riusciamo a portare a schermo le informazioni che vogliamo presentare a chi partecipa alla riunione. Con Enzo abbiamo la possibilità anche di navigare in internet, perché Enzo incorpora un browser con piene funzionalità e quindi possiamo anche accedere a file che abbiamo disponibile su internet e far presentare video che abbiamo nella rete. È possibile leggere i file di Office ed è possibile quindi aprire un file Word, un file Excel, un PowerPoint, un PDF, così come visualizzare immagini e visualizzare un filmato in MP4. Abbiamo alcune app all'interno di Enzo, possiamo avere delle app ad esempio per leggere un'email, possiamo avere le app di Office 365 per chi ha un account Office 365 o il Vision 2, che è la piattaforma multimediale di AMX con la quale possiamo andare a selezionare dei video on demand. Enzo è tutto qui. Ci sono delle option nelle quali possiamo controllare i settaggi della macchina. Vediamo già dalle icone che di base c'è un motore Android che guida l'unità e poi finiamo la riunione, cosa fondamentale. Chiudiamo la nostra sessione e Enzo cancella i dati che per motivi di sicurezza non saranno disponibili per la riunione seguente.